Il paradiso, Tramel, 7.04, Perico vuole Irene, Vito affronta il giovane Rizzo. La soap opera Il paradiso delle signore stupisce sempre di più il pubblico di Rai 1. Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi dal 3 al 7 aprile 2023 raccontano che Alfredo Perico, Gabriele Anagni, farà capire di avere delle intenzioni serie con Irene Cipriani, Francesca Del Fa, la vuole sposare. Vito La Mantia, Elia Tedesco, invece si scaglierà contro Francesco Rizzo, Cristian Roberto, in preda alla gelosia nei confronti di Maria Puglisi, Chiara Russo. Nelle puntate in onda da lunedì 3 a venerdì 7 aprile, Roberto, Filippo Scaraffia, dirà a Vittorio, Alessandro Tersigni, che lui e Gemma, Gaia Bavaro, si sposeranno. Marco, Moisè Curia, spiegherà la ragione del suo ritorno in Italia insospettendo Tancredi, Flavio Parenti. Landi inviterà Gemma al circolo per onorare il loro debutto in società, la serata sarà movimentata da Marco. Quest'ultimo rivelerà al fratello Tancredi che lui e Stefania, Grasambros, non stanno più insieme. Conti vorrà trovare un sostituto della Palmieri in vista dell'apertura del nuovo magazzino che farà concorrenza al Paradiso. A proposito di ciò Ezio, Massimo Poggio, proporrà una collaborazione a Vittorio con la sua azienda. Matilde, Chiara Baschetti, rimarrà delusa quando apprenderà che Conti si è svincolato dalla Palmieri senza avvisarla. Umberto, Roberto Farnesi, vorrà vendere il Paradiso Market a Vittorio. Marco invece verrà a conoscenza che la rivista del grande magazzino milanese potrebbe non esistere più. A questo punto il giovane di Sant'Erasmo proporrà a Tancredi di diventare il proprietario del Paradiso Market. Colombo e Veronica, Valentina Bartolo, sceglieranno di non far sapere a Gemma che Stefania e Marco si sono lasciati. Anche se la ragazza scoprirà la realtà dei fatti lo stesso. Marco farà presente di non poter mai dimenticare Stefania. Maria non vorrà perdonare Vito, ad ascoltare lo sfogo della fanciulla sarà Francesco. Clara, Elvira Camarrone, dirà al giovane Rizzo di amare un ragazzo già fidanzato. Vito chiederà scusa a Francesco con l'obiettivo di riconquistare Maria. Il giovane Rizzo sarà deciso a dichiarare il suo amore a Puglisi tramite una lettera. La ricamatrice, intanto, sarà sempre più furiosa con la Mantia. Successivamente Vito, dopo aver messo le mani nella missiva di Francesco, lo aggredirà. Adelaide, Vanessa Gravina, rimarrà senza parole quando apprenderà una misteriosa notizia. La contessa di Sant'Erasmo comunicherà a Marcello, Pietro Masotti, di essere turbata in quanto una sua cara amica che vive all'estero sta per morire. Quando Adelaide sarà pronta a lasciare Milano con Barbieri, il fidato Italo le consiglierà di viaggiare da sola. Alfredo chiederà la mano di Irene, quest'ultima inviterà il suo fidanzato a cena con i suoi familiari.